d'inverno, è un crocetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Domenica 12 agosto 2018, data importantissima per un grande speciale. Come vedete ci troviamo al Molo di Marotta. Iniziamo proprio dal Molo perché questa sera ci sarà il grandissimo concerto di Enrico Ruggeri proprio dalla Molo Arena, che si trova in questo momento alla mia destra. Un grandissimo concerto per un grande ritorno di Enrico Ruggeri, che si sa è legato tantissimo con Marotta. Assessore Caporaletti, ci troviamo proprio alla Molo Arena e si può dire che questa Molo Arena è una scommessa riuscita della vostra amministrazione. Sì, un'altra scommessa riuscita e vinta per fortuna. Questa sera siamo già qua per la seconda volta con il concerto di Enrico Ruggeri, Il Mare d'Inverno. E un posto secondo me meraviglioso, perché siamo a due passi dal mare, un posto sul quale abbiamo veramente puntato tutto quest'anno e posto sul quale abbiamo veramente dei grandi progetti per la prossima stagione. Ecco, quali sono stati i feedback anche dei commercianti, dei marottesi, perché abbiamo letto tantissimo sui social dopo la grande giornata di giovedì e anche i post su Facebook proprio di Enrico Ruggeri? Credo che sia un impatto mediatico importante per la vostra città. Sì, è molto molto importante. In realtà giovedì poi si è sancita questa paternità del Mare d'Inverno, questa famosa canzone di Enrico Ruggeri, e l'abbiamo voluto sottolineare in questo modo. Al Molo Arena questa sera va in onda Il Mare d'Inverno. È un po' strano, diciamo, come concetto, perché siamo ad agosto, però è proprio quello che ci piaceva: far vivere alla gente il mare d'estate, invitarli a vivere soprattutto il mare d'inverno. Luca Mazzanti, presidente della Proloco di Marotta, ecco, una Proloco tra l'altro giovanissima ma già super impegnata con eventi anche di grandissimo valore come il concerto di Enrico Ruggeri di questa sera, quindi credo che siete già diventati un gruppo anche con una certa esperienza, perché organizzare eventi del genere non è facile, Luca. No, non è facile per niente, per il semplice motivo che per quello che riguarda la sicurezza è molto molto impegnativo. Sia per quello che riguarda le forze, per il controllo dei varchi, dell'antincendio, delle persone che entrano, è molto molto difficile. Comunque abbiamo molti volontari che si sono dati da fare, anche se siamo appena nati, appena una nuova Proloco. È da dicembre che ci stiamo dando molto da fare. Abbiamo già fatto il concerto di Buonavista, abbiamo fatto la precedente Sagra di Garagoi con ottimi risultati. Adesso Ruggeri, che diciamo, è l'impegno più grande che stiamo facendo, e può essere questo l'apripista per la prossima stagione, che vorremmo fare 3-4 concerti di questo genere. Ecco Luca, è anche un modo questo, la televisione, per ringraziare chi lavora tantissimo nel dietro le quinte insieme a te, anche le forze dell'ordine che abbiamo visto impegnate, perché è giusto, è bello divertirsi ma fatto sempre in sicurezza. Io devo dire, il primo ringraziamento va all'amministrazione e soprattutto al coraggio dell'amministrazione, questa è la prima cosa. Poi devo ringraziare il comandante Zocchi e tutto il comando dei carabinieri di Marotta, che sono stati sempre attivi e sempre a fianco e tuttora hanno tutte le forze in campo qui per poter controllare l'evento. Ringrazio la Protezione Civile di Marotta, la Croce Rossa di Marotta, che sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Marotta. Ringrazio anche Malarupta, che è l'altra associazione di Marotta che si è data da fare per poter controllare e organizzare l'evento. Che dire, è un team che sta funzionando e spero che funzioni anche in futuro. Complimenti a tutta la squadra e buon concerto, perché grazie. Anche il buon concerto va a voi soprattutto. Siamo in compagnia del sindaco Nicola Barbieri, ecco, una domenica importantissima, ma tornando indietro di qualche giorno, giovedì è stata una giornata decisiva per il comune di Mondolfo.
Sì, davvero una giornata molto, molto importante, perché abbiamo conferito all'indicazione, alla località di Marotta, l'indicazione territoriale di Città del Mare d'Inverno, quindi è stata davvero una bella soddisfazione. Abbiamo avuto l'onore anche di avere Enrico Ruggeri presente di persona nella sala del Consiglio Comunale. C'è stato un voto unanime, questa dimostrazione che la comunità è unita e convinta verso questo progetto. Ecco, soprattutto sono stati già installati dei cartelli proprio che parlano di Città del Mare d'Inverno con tanto di firma di Enrico Ruggeri. Ecco, proprio insomma è nato proprio un sodalizio importante. Da sempre Ruggeri era appassionato e tornava quando riusciva a Marotta, ma da oggi e da questo concerto di questa sera si può dire che è partito un legame inscindibile. Sì, un legame inscindibile. Abbiamo iniziato il percorso intrapreso dal comune di Mondolfo già a luglio del 2015 con il conferimento della cittadinanza onoraria proprio ad Enrico Ruggeri. Abbiamo voluto rafforzare ancora di più questo legame, i cittadini ci chiedevano questo, cioè il passo successivo, cioè quello di nominare Marotta ufficialmente come la città del mare d'inverno, e questo diventerà un brand turistico non solo d'estate ma anche d'inverno davvero importante. Ecco, questo credo che sia un modo per destagionalizzare anche un po' l'offerta turistica, perché quindi Marotta non diventa soltanto attrattiva magari d'estate, ma con questo scherzo, con questo gioco di parole si potrebbe giocare tanto anche in vista del futuro, ecco. Sì, 2 anni fa c'era molto da migliorare quando ci siamo insediati dal punto di vista turistico, soprattutto nella parte estiva che era la parte centrale. Penso che in questi 2 anni abbiamo lavorato molto bene con l'assessore al turismo, con quello alla cultura, e abbiamo fatto diversi eventi, tanti eventi di qualità, quindi dobbiamo migliorare e crescere in questi eventi estivi e poi allargarci sempre di più durante tutto l'anno. Questa sera il concerto sarà proprio sulla Molo Arena a ridosso dal mare, e sentite proprio il frusciare delle onde qua vicino a me. E a proposito di mare, giovedì scorso è stata un'altra giornata importante per il comune di Mondolfo, perché Marotta è diventata ufficialmente città del mare d'inverno. Era presente Enrico Ruggeri, che tra l'altro dedicherà appunto questo grande concerto anche per questa denominazione così importante. Noi con le nostre telecamere eravamo presenti, quindi direi di lanciare l'intervista ad Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, ecco, una giornata importante, utilizzando anche i versi di una canzone di 2 anni fa a Sanremo, il primo amore non si scorda mai, e questo primo amore potrebbe essere anche Marotta per Enrico Ruggeri. Beh sì, sono infatti il primo amore, la canzone di Sanremo in realtà parla di tutti gli imprinting, di tutte le prime volte, e Marotta ha avuto molte mie prime volte, perché ci venivo qua da adolescente, quindi le prime compagnie in spiaggia la sera a far tardi, gli amici veri che rimangono, le prime cotte, le prime fidanzate, la musica che cominciava a diventare importante, quindi in qualche modo insomma Marotta ha molti primi amori. Ecco, sicuramente l'emozione sarà grande, soprattutto quella del concerto di domenica. Sì. Che tipo di concerto sarà? Concerto nel quale staremo con la gente. Io ogni sera faccio un concerto diverso in qualche modo, perché non usando sequenze, cose del genere, mi posso sbizzarrire. Comunque il mare d'inverno la faccio sicuramente. Ecco, da cittadino onorario a finalmente questo imprinting importante, Città del Mare d'Inverno, addirittura con tanto di firma, quindi proprio ormai il legame è inscindibile con, sì, Enrico Ruggeri. Devo dire, prima scherzando ho detto che in genere queste cose si fanno dopo e vengono qua gli eredi a fare le interviste, quindi sono molto contento di averla fatta e di avere la possibilità di vedermela. Tutte quelle donne che ho desiderato, Carlo Diotallevi, vice sindaco del comune di Mondolfo. Allora, intanto la prima domanda è subito su questa sera, perché a brevissimo partirà un concerto storico, un concerto memorabile per il vostro comune. Sì, davvero un concerto importante che va a suggellare 40 anni di amicizia con Enrico Ruggeri. Nei giorni scorsi abbiamo intitolato la città di Marotta come la città del mare d'inverno, quindi questa è la serata con cui, come ha detto anche Ruggeri, si festeggia questa amicizia che dura da 40 anni. Un concerto importante soprattutto nell'elenco di una stagione turistica che ha visto 160 eventi estivi, un rafforzamento anche da parte
economica, dal punto di vista economico degli investimenti sul turismo. Io sono anche assessore a bilancio e devo dire che in questi 2 anni e mezzo abbiamo incrementato quasi del 30% all'anno, anno su anno, gli stanziamenti per turismo e cultura, per tutti gli eventi, non solo su Marotta ma anche su Mondolfo. Con la cultura abbiamo avuto Sinestesia Festival, abbiamo avuto tanti eventi molto molto importanti quest'anno, e quindi questo, diciamo, è quello che ci caratterizza, che crediamo che l'offerta turistica e il turismo sia un volano fondamentale per l'economia del territorio. Ecco, un'inversione quindi di investimenti sugli eventi, ma anche il modo di comunicarli in una maniera forte, in una maniera importante. Sì, oggi nel mondo dei social, della comunicazione, è fondamentale spostare la gente, attirare la gente. Per far crescere le presenze abbiamo bisogno di far arrivare persone non solo dal nostro comune, quindi di allietare le serate dei nostri cittadini, ma di portare gente da fuori. Ed eventi come questi sono eventi nei quali abbiamo visto in questi giorni sono arrivate tantissime persone da fuori che fanno presenze. Quindi pubblicizzare questi eventi con tutti i mezzi di comunicazione diventa fondamentale, perché altrimenti non si raggiunge quello che è il nostro obiettivo, diventare un punto di riferimento della musica italiana, come abbiamo dimostrato questi giorni con ieri con Mogol. Siamo anche la terra di Guccini, che ci viene a trovare spesso, quindi sono nomi importanti che fanno vedere che in questi anni c'è stato davvero un salto di qualità nel dimostrare che anche la nostra località, investendo bene, tanto e con eventi importanti, può davvero cavarsela e in maniera importante anche tra schiacciata tra città come fanno in Senigallia, noi possiamo ritagliarci il nostro ruolo alla grande, lo stiamo dimostrando. Siamo nel backstage con Enrico Ruggeri, una serata importantissima per Marotta, abbiamo sentito anche un grande fermento di pubblico, eravamo poco fa proprio tra il pubblico, vogliamo sapere l'emozione a pochissimi minuti dal grande concerto. Molta, molta, perché questi sono i posti nei quali io giravo da ragazzino e poi più avanti, e poi la mamma e le zie con le quali venivo, insomma è la mia vita. Marotta non è solo un luogo, per me è un tempo. Per cui già alle prove ho visto tante facce conosciute e quindi insomma è un po' un ritorno a casa, un concerto. Oggi abbiamo importante. Visto sui social una foto bella dalla terrazza, sì, un bellissimo lungomare, quindi un modo per prepararsi a questo concerto. Ma sì, in realtà è 2 giorni che sono qua, quindi mi sono ambientato molto bene, come sempre. Buon concerto, buona musica, grazie ancora Enrico Ruggeri a Marotta. Grazie a tutti voi. Io concludo qua questo speciale, naturalmente è il momento di dare la linea al palco e farvi vedere qualche minuto del grande concerto, dello special guest di questa serata, Enrico Ruggeri. Buon concerto a tutti! Usciamo da sta roba. Proviamo alla vecchia maniera. Alla vecchia. Alla vecchia. Allora seguite tutti noi e contate con noi. Il mare d'inverno
pensiero non conto.